Ciao ragazzi, bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi si torna nuovamente con un nuovo episodio qui su Gran Turismo 7 e come sempre all'interno del Gran Turismo Café. Oggi ragazzi volevo presentarvi la collezione Nissan GT-R. Devo sbloccare ovviamente tre vetture del brand Nissan GT-R correndo su altrettanti circuiti. Sono ovviamente tre auto da sbloccare. E mi viene chiesto ovviamente di utilizzare un'altra Nissan GT-R. In archivio ho la GT-R Skyline di terza generazione, questa è una vettura speciale del 94 che ho ovviamente decorato e che attraverso questa voce guida vi viene descritta e quindi vi parlo ovviamente di questa vettura che è stata prodotta nel 1989 in oltre 43.000 esemplari venduti, nonostante il prezzo elevato. Una vettura che comunque ha trovato poi il suo sviluppo in una versione, diciamo, prettamente da gara, dove ha avuto poi il suo successo nel giapponese Touring Car Championship. Dove si è aggiudicato poi 29 vittorie consecutive nell'arco di 4 anni, quindi una vettura devo dire piacevole da guidare, ma anche molto discreta, con un bel pedigree corsistico. E questa vettura la andrò ad utilizzare per le tre gare di oggi. Devo svolgere queste tre gare, ragazzi, nei circuiti di. Nei circuiti mondiali di E allora iniziamo dall'Asia Oceania, quindi nel Tokyo Expressway. Questo challenger, ragazzi, mi servirà per sbloccare la R34 GTR speciale Nürburgring del 2002. Al meglio ovviamente dei 4 giri. Ecco, corre e spingere, ragazzi, siamo come sempre al solito nel retrovie in sedicesima posizione e ci dobbiamo confrontare con altrettante vetture Nissan GT-R, però di diverse evoluzioni, di diverse decadi, soprattutto anche GT-R più moderne, più spinte, con più cavalleria in buona sostanza, ragazzi. Ma ciò che importa è che in questi eventi ovviamente raggiungere come al solito la zona podio per sbloccare le varie auto in ogni singolo circuito.
approfittiamo ragazzi di questo lungo rettilineo che in questo circuito permette ovviamente di raggiungere delle velocità considerevoli, dove possiamo ovviamente guadagnare posizioni. Vettura ragazzi che in sede di elaborazione ho cercato comunque di alleggerirla un pelino per avere un po' più di maneggevolezza, nonostante comunque abbia uno spirito proprio corsistico questa vettura, ed era, ripeto, l'unica GTR Skyline che avevo in archivio e che mi ha consentito ovviamente, attenzione qui a queste barriere, e che mi ha consentito ovviamente poi di partecipare all'evento, l'evento Nissan GTR. Abbiamo ripresa per i capelli ragazzi, più che altro perché sono stato toccato sul retro, la macchina si è intraversata, l'ho lasciata scorrere un pelino e l'ho ripresa di controsterza. È un po' aggressiva devo dire lì in questi ultimi tempi.
siamo presi in staccata questo terzo posto. Dobbiamo resistere ovviamente alle maggiori prestazioni di questa vettura che ci precede. Vediamo di spingere, siamo perso vicino al traguardo, però dovremmo riuscire a conservare questo terzo posto, infatti è così. E questo terzo posto ovviamente mi permette di sbloccare la prima auto di oggi, e cioè la Nissan speciale, la F34 versione Nürburgring del 2002, che poi vedremo in chiusura, ragazzi. Quindi prendiamo ovviamente anche i nostri crediti e andiamo a vedere un po' un po' di replay del primo evento di oggi. Vi assicuro, ragazzi, che è un'auto godibile, permette ovviamente di una guida sinuosa, poi ha una forma prettamente corsistica, e era l'unica, ripeto, l'unica Nissan GTR che avevo in archivio, ma l'avrei scelta a prescindere per l'evento di oggi. Ok, usciamo e andiamo adesso a gara 2. Dobbiamo svolgere, ragazzi, il Challenger che si svolge al circuito del Dragon Trail. Eccolo qua. Quindi Coppa Nissan, perfetto. Dragon Trailer nella versione, ovviamente configurazione Giardini, al meglio dei 5 giri, per sbloccare questa volta la Nissan R33 GTR speciale del 97.
artigliamo ragazzi di prepotenza questo sesto posto. Abbiamo fatto una bella serie di sorpassi che ci hanno condotto bene o male nelle vicinanze della zona podio già al secondo giro. Adesso però ovviamente i distacchi sono più allungati, quindi tocca darsi sotto. Stiamo recuperando parecchio in questo settore. Stiamo spingendo tantissimo. Di più, addirittura supera pure Ordonez e va pure in testa. Vediamo se riusciamo a scavalcarlo. No, però abbiamo recuperato la seconda posizione. Adesso ci divide solo lo spazio di un secondo e mezzo.
Più. Questa dovrebbe essere, ragazzi, la Nissan GTR del 2017, l'ultima evoluzione. Eh sì, proprio quello. Abbiamo ogni staccata, se ne abbiamo. Mi sa di sì. Ok. Andiamo a concludere, ragazzi. Siamo stati molto puliti, soprattutto in quest'ultimo giro. Abbiamo ortigliato il primo posto e sono soddisfatto così, ragazzi. Perfetto. Chiaramente questo circuito ci permetteva ovviamente anche di sbloccare un'altra Nissan, la Nissan GTR speciale del 97, la R33 per intenderci. Ovviamente prendiamo come di consueto i nostri crediti, dobbiamo sicuramente abbiamo preso sicuramente anche qualcosina in più, forse per guida pulita. No, non è così. E vabbè, direi di vedere un breve replay e poi andare su gara 3, ragazzi. Ragazzi, direi di skippare qui e andare chiaramente al terzo circuito dell'evento di oggi, quindi l'ultimo circuito per sbloccare la Nissan GTR del 2017, l'ultima in pratica, l'ultima auto di oggi, e dove svolgeremo questo evento chiaramente nel circuito del Deep Forest Raceway. Eccolo qua.
po' lunghi qui. Proviamo ragazzi adesso a recuperare qualche posizione in questo primo rettilineo dei due che sono presenti in questo particolare circuito. Bisogna prendere anche qualche rischio, ragazzi, bisogna spingere tanto. Proviamo quantomeno a raggiungere la zona podio. Gomito sempre particolare e insidiosa, si deve stringere tantissimo, accorciare tanto. Thank you.
perfetto, spingere ragazzi anche essere piuttosto puliti se vogliamo fare dei giri veloci. Ok, in ogni caso ragazzi non male questa Nissan GTR Skyline del 94, vettura che ripeto ho scelto per questo evento, per tutte e tre i circuiti. Era l'unica ragazzi, l'unica GTR che avevo in garage e devo dire che non mi pento di averla chiaramente utilizzata per l'evento di oggi. Molto maneggevole. Una bella visibilità. Forse non ne abbiamo però per raggiungere il primo posto, però mi accontento anche della seconda piazza, ragazzi. Andiamo a concludere anche questo evento di oggi ragazzi, devo dire che è stato abbastanza piacevole, mi sono divertito, tre circuiti comunque che conoscevo abbastanza bene e che mi hanno poi consentito ovviamente di raggiungere tutte e tre le vetture che andremo a vedere poi in chiusura d'episodio. Nel frattempo un breve replay e poi chiaramente facciamo una carrellata delle auto che abbiamo diciamo che abbiamo conquistato, poi vedremo anche la collezione al Gran Turismo Café, la collezione proprio Nissan GTR, il collage, diciamo il collage finale del tris di auto che abbiamo sbloccato. Ok ragazzi, facciamo un skip, usciamo ovviamente da tutti questi menu. Andiamo a vedere la collezione di auto Nissan che abbiamo sbloccato.
Eccole qua, ragazzi, la Nissan GT-R del 2017, la Nissan speciale Nürburgring del 2002 e la Nissan R32 del 97. Quindi la Nissan GT-R è uno dei nomi più iconici del Giappone. Il modello sportivo GT-R fu aggiunto alla famiglia di punta Skyline della Nissan nella seconda metà degli anni 60, quindi usando una carrozzeria commerciale prodotta in serie unita a un motore da corsa depotenziato. Il Giappone in questo periodo fece dei enormi passi avanti nello sviluppo di auto e la GT-R ebbe un grande impatto. Nel 1989 fu appunto prodotta la Skyline GT-R, che tra l'altro questa è la vettura che ho utilizzato, con un sistema di trazione a quattro ruote motrici all'avanguardia. Questo era appunto la R32. Si dimostrò inoltre quasi imbattibile nelle gare ed è considerata un'auto classica, direi. Modelli successivi furono la R33 Skyline GTR e la 34 GTR. Ovviamente sono auto popolari che sono tuttora oggetti da collezione. Vorrei ben dire, ragazzi, nel 2007 è uscita la Nissan GTR, presentata come la sportiva prodotta in serie con le migliori prestazioni al mondo, e il connubio tra il sistema unico a trazione integrale, motore biturbo V6 e uno stile unico. Direi che è stato un menu molto molto bello, perché ha presentato delle vetture veramente iconiche, e io sono molto soddisfatto di avervelo presentato. Detto ciò, ovviamente successivamente vi porterò un altro capitolo della serie sempre relativa ai menu di Gran Turismo Café, però prima dei saluti, ragazzi, volevo mostrarvi le tre vetture prima dei saluti, ovviamente. Allora, le tre vetture, ragazzi, sono proprio queste. E allora iniziamo, ovviamente. Questa è quella che ho utilizzato oggi, la R32 GTRV speciale del 94. Questa invece è la R34 Nissan GTRV speciale Nürburgring del 2002. Nel frattempo, ragazzi, sentite anche il rombo del motore. Questa è una delle aggiunte dell'ultima patch, che ogni volta che cambiamo, ragazzi, vettura, le vetture ci vengono chiaramente presentate con questo audio del rombo del motore. Quindi adesso chiaramente tocca alla R33, la GTR V speciale del 97. Guardate che meraviglia. Chiaramente anche questa è turbo. Stupenda, spettacolare, non vedo l'ora, ragazzi, di di vederle in pista tutte e tre. Andiamo a vedere l'ultima auto. Nel frattempo ero erroneamente uscito. L'ultima auto è chiaramente la Nissan GT-R del 2017. Eccola qua. E con questa visione, ragazzi, io direi di chiudere l'episodio di oggi. Spero che anche questo capitolo relativo a Gran Turismo 7, relativo quindi alle vetture Nissan GT-R, vi sia piaciuto. Io, come al solito, ragazzi, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento, che fa sempre piacere.
Noi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia, ciao ciao ciao.